Se dice no, ma io credo anche se dice sì, dobbiamo fare un'assemblea costituente. Perché io credo che noi abbiamo tante altre cose da riformare, cose che Renzi non ha avuto il coraggio di fare, perché come tu sai con la tua testata, che per esempio noi dobbiamo fare la riforma della giustizia. La riforma della giustizia non la si fa dicendo che i magistrati devono fare meno ferie, non la si fa con queste sciocchezze. La riforma della giustizia non si fa con quel provvedimento che oggi è in Parlamento, che è una robina per far vedere che l'abbiamo Che fatto. cos'ha quel provvedimento che non va bene? No, non Proviamo a incide, smontarlo. non incide. Il problema della nostra giustizia, oltre ad essere un problema di totale inefficienza del sistema, c'è un chiaro, evidente problema di non funzionamento e di ingiustizie profonde che ci sono nel nostro modello di giustizia, che deve essere chiarito. O qualcuno del fuoco pensa che questo non sia vero. Allora, secondo te, scusa, non si fa una domanda giornalista, però secondo te quella riforma lì risolve il problema della giustizia in Italia? No, è una pessima riforma, lo scriviamo quotidianamente. Ma perché? Adesso posso farti una domanda io. Ma Insomma, non lo perché? so, vediamo. Vediamo, facciamo delle primarie? Vediamo. Ma perché Renzi non ha il coraggio di fare una riforma della giustizia con gli attributi? Perché non c'è nessuno, perché la riforma della giustizia o trova le forze politiche consapevoli di mettere insieme e di rimettere in ordine i poteri dello Stato in modo tale che questo Stato funzioni ed eviti, perché la politica ha fatto questo, lo scrivi tu sul tuo giornale sempre, io condivido molto quello che dici. Addirittura la politica usa la giustizia nello scontro politico, invece di pretendere che ci sia una netta separazione dei poteri, che ci sia, perché la giustizia faccia il suo mestiere e che la politica sia preservata dal mestiere della giustizia, altrimenti non abbiamo un problema di libertà. Allora io credo che questa questione o la mettiamo all'interno, in seno di un'assemblea costituente, che ha un obiettivo, quello di portare a una riforma chiara della nostra Costituzione. E ora ti dico anche come, secondo me, deve essere fatto. Un'assemblea costituente proporzionale, ovviamente eletta con sistema proporzionale, che sieda al posto del Senato, che va abolito completamente, non serve fare altre confusioni, che sieda al posto del Senato, che abbia 40, 24 mesi di tempo i costituenti per fare la riforma vera che ci serve. E che nel suo processo, che può essere sia un processo elettorale, chi addirittura pensa che può essere un processo referendario addirittura, cioè che nel momento in cui si vota l'Assemblea Costituente si rispondono ancora anche a dei quesiti. Io sono più per la prima, ma è la stessa cosa. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che che ogni forza politica nella campagna elettorale per eleggere i costituenti dice qual è il modello che vuole, in modo tale che poi quei costituenti abbiano un mandato. E all'interno di quel mandato trovino quel giusto livello, ovviamente, di mediazione, di compromesso, come in tutte le assemblee democratiche, per poter fare una riforma chiara. A mio avviso, i problemi che noi abbiamo in questo momento sono rafforzamento del governo, rafforzamento del governo. Abbiamo bisogno di un governo più forte e di un primo ministro più forte o di un presidente della Repubblica eletto direttamente. Abbiamo bisogno di una maggiore chiarezza. La stabilità noi oggi ce l'abbiamo nei comuni e nelle regioni perché abbiamo questo modello. E quindi penso che questa cosa sia il primo tema. Il secondo, accelerare il processo decisionale, ma veramente, non con questo ping pong che entra, esce, carsico. C'è una camera, punto. Dobbiamo chiarire veramente il rapporto che esiste tra, in maniera chiara e non così confusa come adesso, perché è speculare al titolo quinto, sarà oggetto di straordinarie contestazioni tra regioni, perché addirittura lo Stato può avocare a sé, figuriamoci, non è che spiega come, e quindi ci saranno dei contenziosi tra regione e Stato centrale enormi, e quindi chiarire questo punto e risolvere anche il problema delle regioni. Dobbiamo fare macro regioni. Il Molise è grande quanto un quartiere di Milano. Non possiamo continuare a avere, dobbiamo fare delle riforme vere, chiare, che cambino veramente il nostro processo decisionale, non delle riforme fatte male e poi dopo le vestiamo come la grande occasione del riformista. No, i veri riformatori sono nel centro-destra e anche nel centro-sinistra. Ma bisogna avere dei leader maturi che siano in grado di avviare un processo complesso che porti a una conclusione e a una soluzione definitiva in tempi brevi e che spieghino che l'Italia ha una capacità riformatrice vera, non a spallate,
non a colpi di maggioranza, ma una capacità riformatrice vera che può portare questo paese a essere molto più moderno e molto più efficace e molto più trasparente, e non attraverso questi slogan e queste forzature sull'opinione pubblica che non portano da nessuna parte, perché anche se vince il sì avremo un paese spaccato e sfiduciato, perché la sfiducia c'è non perché vince il sì o vince il no, la sfiducia c'è perché l'economia non va, le occupazioni, i dati che dice Padoan mi dispiace non sono veri, l'economia non va, il debito aumenta e mi dispiace che Padoan dice queste cose perché il debito sta aumentando e siamo l'economia stagnante, più stagnante d'Europa dopo la Grecia. Questo è il problema per cui c'è la sfiducia, non perché c'è il sì o il no.